La protezione civile consegna delle mascherine in cassetta. Mi può aprire il portone? Grazie. Nel primo weekend pasquale segnato dall'epidemia da coronavirus, anche a Follonica, come nel resto della Toscana, è in corso la distribuzione gratuita delle mascherine alla popolazione, effettuata dalle organizzazioni del terzo settore della protezione civile. Il tutto sotto il coordinamento dell'amministrazione comunale guidata dal commissario prefettizio Tortorella. Fra qualche giorno la regione toscana, come qualche altra regione ha già fatto, la regione toscana imporrà l'obbligo di muoversi negli spazi pubblici aperti o aperti al pubblico sempre con la mascherina addosso, soprattutto nei posti dove non si può garantire la distanza interpersonale, che come sapete da un metro adesso è diventata tecnicamente 1,80 m, diciamo un paio di metri di distanza, ma comunque, poiché non dobbiamo stare a misurare ogni volta col centimetro le distanze, la precauzione massima è quella di indossare la mascherina quando si esce da casa, anche se si è da soli a fare una passeggiata, perché l'incontro occasionale può anche avvenire involontariamente, ma sempre e sicuramente se si va al supermercato, se si va alla posta, se si va in banca. Ricordiamo che i volontari della Protezione Civile non entrano a casa delle persone, al più citofonano per farsi aprire il portoncino per mettere nella cassetta della posta. Quindi qualunque persona dovesse dire di entrare per consegnare le mascherine, non fatelo entrare, perché non è la Protezione Civile del comune. Ci saranno disservizi nella consegna? Sicuramente sì. Ci sarà qualcosa che non funziona bene? Sicuramente sì. Me ne scuso io per primo come commissario prefettizio, ce ne scusiamo come amministrazione comunale, ma come voi sapete il presidente della regione toscana, il presidente Rossi, ha annunciato e ha assicurato forniture ulteriori, cadenzate nel tempo, di ulteriori, diciamo così, pacchi consegna di mascherine, quindi questa è la prima fornitura, non è l'ultima fornitura. Perché è importante distribuire queste mascherine? Per una serie di motivi, particolarmente uno di natura di tutela sanitaria, cioè ciascuno di noi mettendosi la mascherina non sta proteggendo se stesso, ma sta proteggendo l'altro. Con l'occasione faccio gli auguri un po', diciamo così, un po' particolari, faccio gli auguri personali a tutti quanti. Per questa Pasqua cerchiamo di rispettare ancora di più le regole del gioco, che sono quelle di Follonica resta a casa.